Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Studio TG. Apriamo subito con la cronaca perché ci è arrivata segnalazione di un intervento dei vigili del fuoco nel comune di Scarperie e San Piero. Un intervento richiesto per un tetto incendiato, un tetto di un'abitazione in una frazione di Scarperie e San Piero incendiato. I vigili del fuoco sono giunti sul posto, si sono apprestati ad entrare all'interno perché era stata segnalata la probabile presenza di una persona nell'abitazione dove il tetto stava parzialmente già crollato. Quando i vigili del fuoco si sono apprestati per fare il loro ingresso all'interno della struttura, sembra, e qui ancora le notizie si fanno frammentare, che un uomo sia comunque uscito o si sia palesato con una pistola in mano. A quel punto i vigili del fuoco sono usciti, ovviamente non sono entrati all'interno dello stabile, hanno subito allertato i carabinieri e le forze dell'ordine che sono giunti sul posto. I vigili del fuoco si sono ovviamente posti in seconda linea in attesa di effettuare l'intervento. Secondo altre notizie che abbiamo raccolto in questo momento, stiamo ovviamente recandosi sul posto. Sarebbe stata richiesta la presenza e l'arrivo dei parenti dell'uomo per verificare quella che potrebbe essere appunto la situazione. Cercheremo di metterci in contatto con il nostro giornalista che si è recato sul posto per darvi ulteriori notizie nell'arco di questo nostro appuntamento in diretta con Studio TG. Cambiando argomento invece andiamo a parlare di maltempo perché il vento si è ovviamente fatto sentire così come previsto dalla protezione civile, così come previsto dal centro funzionale che aveva emesso un'allerta meteo. Possiamo vedere anche rapidamente un'immagine prima di collegarci proprio con la sala operativa della protezione civile di Firenze. Questo è quanto accaduto questa mattina a Sesto Fiorentino, dove un camion vela si è rovesciato presumibilmente proprio per il forte vento. Il bilancio è di un ferito, si è rovesciato andando a finire, come vedete, su parte di una rotonda. Sul posto Polizia Municipale e 118, una persona, come detto, quella rimasta ferita, per fortuna non in modo grave. Mi collego invece in questo momento con la sala operativa della Protezione Civile di Firenze, Leonardo Ermini. Ermini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Qual è attualmente la situazione? La situazione è quella che diceva poco fa, cioè siamo nel periodo di allerta meteo per vento su gran parte del territorio della provincia di Firenze. Altri fenomeni riscontrati in mattinata sono precipitazioni a carattere nevoso in prossimità dei valichi appenninici. Non si segnalano situazioni di particolare criticità per la percorribilità viaria. E l'allerta per vento continuerà fino alle 17 di oggi e riguarderà soprattutto le zone di crinale, ma anche parte dei fondovalle sotto vento e con situazioni come quella che poco fa aveva descritto lei, ecco, di legati proprio a questo fenomeno. Ecco, ci sono state segnalate sul confine tra Emilia Romagna e Toscana anche alcune frane dovute al maltempo, risultano? Sì, risulta cioè ci sono situazioni di riattivazione di dissesti nei comuni di Marradi e Firenzuola. In particolare stamattina c'è stato un problema in località Piancaldoli, legato soprattutto più che a frane al crollo di alberature sulla sede stradale. Per cui insomma ovviamente voi rimanete operativi, l'evolversi della situazione per le prossime ore, per i prossimi giorni, quale dovrebbe essere? Dunque, si dovrebbe andare verso una situazione di miglioramento dal punto di vista meteorologico. Vediamo un po' anche quelle che saranno le emissioni dei bollettini della giornata odierna che si attendono a minuti e di conseguenza ci si potrà un attimo regolare meglio. Non si segnalano comunque situazioni di particolare, insomma, diciamo così, di particolare criticità? No, nessuna. Sulla viabilità io non ho documenti di, in questo momento, segnalazioni di strade con interruzioni, se non quelle legate alle attività dei cantieri, insomma. Io ringrazio Leonardo Ermini per questo suo intervento, restiamo ovviamente in contatto con la sala operativa per qualsiasi ulteriore aggiornamento che dovesse rendersi necessario. Grazie ancora e buon lavoro. Buona giornata e buon lavoro anche a voi.
Allora, io vado rapidamente a parlarvi di una firma che c'è stata ieri in regione per la ciclopista sull'Arno, una ciclopista che dovrebbe arrivare a una lunghezza di 300, di oltre 300 chilometri, 4,2 milioni interessati in questa fase da ultimazione di progetti e da progettazione su altri tratti e tracciati. Andiamo a vedere quello che è il servizio presente tra l'altro alla firma anche il sindaco di Pontassieve, Monica Marini, che ha detto abbiamo fatto in regione l'accordo per il sistema integrato ciclopista dell'Arno, sentiero della bonifica, insieme a tutti gli altri enti coinvolti. Con questo accordo prende il via il progetto di cui siamo stati promotori come soggetto capofila per la nostra area. Andiamo a vedere il servizio, dopodiché ci collegheremo proprio con il nostro cronista, che come vi dicevo è su questo evento di cronaca nel comune di Scarperia San Piero, questo incendio con dove pare sia palesata una persona armata. Cercheremo di saperne di più. Andiamo a vedere la firma sulla ciclopista dell'Arno e poi torneremo con quest'ultima di cronaca. Regione Toscana, Ance Toscana, la città metropolitana di Firenze, le province di Arezzo, Pisa e Siena, l'Unione dei Comuni Montani del Casentino e altri 57 comuni toscani. Sono questi i firmatari dell'accordo che destinerà risorse per 4,2 milioni di euro alla realizzazione di 6 nuovi tratti di pista ciclabile lungo l'Arno, oltre che alla progettazione di altre 10 opere. Un passo in avanti verso il completamento della pista ciclabile dell'Arno, che una volta arrivata a compimento misurerà 432 chilometri. Con la firma le risorse saranno destinate alla realizzazione di due tratti nel comune di Pisa, del collegamento dei tratti di ciclabile tra Signa e la stazione ferroviaria di Montelupo Fiorentino, del collegamento dei tratti di ciclabile tra il Girone a Firenze e Scandicci, alla manutenzione straordinaria del sentiero della bonifica nelle province di Arezzo e Siena, al collegamento del sentiero della bonifica con la ciclopista dell'Arno, oltre, come detto, alla progettazione di 6 ulteriori tratti. La ciclopista dell'Arno risulta tra quelle previste dalla Regione Toscana ed è in fase avviata con il 30% già realizzato e il restante 70% in fase di progettazione già realizzata o programmata. Si tratta di un percorso promosso nel 2012 dall'assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità Vincenzo Ceccarelli per favorire la ciclomobilità in Toscana. Credo che nei prossimi 4-5 anni sarà se non completa, sarà in avanzato stato di realizzazione. Credo che la Toscana avrà una delle più belle cicloviste d'Europa, sicuramente molto affascinante, saranno 432 chilometri che dalle sorgenti dell'Arno in Casentino arriveranno sino a Marina di Pisa con la proiezione lungo il sentiero della bonifica per arrivare al lago di Chiusi, quindi attraversando città, paesaggi, scorci davvero affascinanti. Le risorse che sono state messe a disposizione dalla regione sono 18 milioni, ma dobbiamo considerare che ad oggi sono realizzate il 30% di questa infrastruttura, il 70% è da realizzare, 4,2 milioni li destiniamo subito ai progetti che sono immediatamente appaltabili, per il resto andiamo a finanziare le progettazioni per la realizzazione dell'intera infrastruttura e man mano che saranno presentati i progetti, nei prossimi anni saranno dati anche i finanziamenti per arrivare al completamento dell'opera. Che da questo punto di vista ci avviciniamo ad altri paesi con un valore aggiunto che è quello del paesaggio toscano. Quindi avremo questa ciclopista alle quali si aggiungeranno altre, perché non dimentichiamo la Tirrenica, non dimentichiamo la Due Mari ciclistica. La Regione Toscana sta scommettendo veramente sull'utilizzo della bicicletta, sia da un punto di vista del favorire la mobilità, del favorire l'utilizzo di un mezzo che è un mezzo economico e salutare, ma anche come attrazione turistica. Tra i firmatari, come detto, anche Anci Toscana, che conferma così l'impegno per questo importante progetto. Questo è un intervento molto importante che rende la mobilità ciclabile una mobilità sempre più attrattiva. Pensare che ci sono 432 km di piste ciclabili ininterrotte che collegano la provincia di Siena, Arezzo, Pisa e la città metropolitana di Firenze vuol dire che non solo per i cittadini rendere la vita più facile, più piacevole, più attrattiva e la possibilità di muoversi attraverso un mezzo come la bicicletta, ma rendere i comuni ancora più attrattivi dal punto di vista turistico, perché certamente un
percorso così lungo in una bella regione come la nostra sarà un fattore di attrazione importante per la mobilità ciclabile a livello europeo, che vede interessati tanti cittadini dell'Unione Europea che vogliono immergersi nella nostra bellissima regione. E andiamo dunque a collegarci con il nostro giornalista Alessio Poggioni, che è proprio sull'evento di cronaca nel comune di Scarperia San Piero, in provincia di Firenze. Alessio, buongiorno, ben trovato. Buongiorno Ilaria, ciao. Ecco, che cosa sta succedendo, che cosa è accaduto? Aspetta, è ancora la situazione in evoluzione, quindi è anche difficile parlarne. Quello che posso dirti è che sul luogo, qui siamo a Spugnole, praticamente tra il comune, vicino al comune di San Piero a Sieve, appunto come dicevi te, e questa mattina, insomma, qui in realtà poche, circa un'oretta fa, dovrebbe essere scoppiato un incendio che probabilmente è stato causato da un cortocircuito che poi, insomma, ha incendiato anche dei materassi e un divano probabilmente nella casa, e quindi anche parte del tetto è crollato. Questo chiaramente ha attivato l'intervento sia dei vigili del fuoco, che però quando sono arrivati sul posto, tra l'altro era una strada anche molto accidentata, quindi non sono più potuti arrivare i mezzi pesanti, sono stati chiamati invece le jeep, quelle più piccole, che possono percorrere questa strada. Quando sono arrivati sul luogo, come dicevo, il residente di questa abitazione, una persona di circa 70 anni, così ci hanno detto, insomma, le persone che sono qui sul luogo, li ha accolti praticamente con una pistola in mano, nel senso che probabilmente era spaventato. Queste sono le prime ricostruzioni, ma è tutto ancora in divenire, quindi non è nemmeno chiara qual è la situazione. Naturalmente a quel punto i vigili del fuoco sono dovuti indietreggiare, è stato necessario l'intervento dei carabinieri, che sono ancora sul luogo, stanno trattando. Posso dire che quando siamo arrivati si sentivano delle urla provenire dalla casa, insomma, e anche delle urla dei carabinieri in risposta, cercavano di calmare l'uomo. C'è stata una mediazione, posso dire, sul luogo proprio in questo momento, quindi te lo dico in diretta, c'è anche la visita di San Piero a Sieve, stanno tirando fuori delle barelle anche dall'ambulanza, che può darsi che, come dire, il confronto tra carabinieri e tra l'uomo che si era asserragliato in casa possa essere terminato, ma possono intervenire i soccorsi per capire anche, insomma, lo stato di salute dell'uomo. Ecco, ovviamente, insomma, qualora ci dovessero essere ulteriori aggiornamenti, sentiti pure libero di chiamarci e intervenire. Ci torneremo sulla notizia ovviamente anche nell'arco delle altre edizioni dei nostri appuntamenti informativi, ovviamente nel TG Iride. Ovviamente, ecco, appunto, qualora ci dovessero essere, come dicevo, aggiornamenti, torneremo ovviamente da te. Grazie, grazie a voi. Grazie ad Alessio Poggioni. Questa, insomma, la situazione che, come abbiamo sentito, è ancora però in evoluzione. Andiamo ancora con la cronaca. Utilizzavano telecomandi per disturbare le frequenze delle chiusure centralizzate delle auto. In questo modo i mezzi parcheggiati venivano praticamente aperti e poi successivamente saccheggiati. Il sistema è stato scoperto dalla polizia stradale, che ha arrestato in flagranza due napoletani di 41 e 21 anni, noti alle forze dell'ordine. Avrebbero derubato due militari in un'area di servizio sulla A1 nel comune di Barberino di Mugello, portando via due borse dalle loro auto. E poi andiamo anche a parlare invece di droga, perché tra i metodi di trasporto della cocaina, oltre a quello classico di occultarla in ovuli ingeriti dai corrieri, c'è quello, dice, di trasportarla allo stato liquido all'interno di bottiglie di whisky, che poi successivamente, con un processo di lavorazione, viene recuperata e immessa nel mercato. Questo secondo quanto emerge dalla relazione della Direzione Nazionale Antimafia, in cui si spiega che in Toscana ci sono gruppi organizzati di cittadini di nazionalità dominicana che importano droga dalla Spagna e poi la distribuiscono in tutta la nostra Italia. Andiamo a parlare di economia, e per questo lo facciamo con l'ultima notizia che arriva di una vendita eccellente di un comparto importante per l'economia toscana. Stiamo parlando di Ansaldo Breda. Finmeccanica ha spiegato in una nota di aver accettato l'offerta che era stata avanzata da Hitachi per la cessione dell'intera partecipazione in Ansaldo STS e Ansaldo Breda, che passa quindi, che passerà nei prossimi mesi proprio a Hitachi. Conclusa quindi l'operazione, che permette di abbattere il debito di oltre 600 milioni di euro. Abbiamo sentito relativamente a questa operazione il presidente della regione Enrico Rossi e l'assessore Simoncini. Presupposti che gli esiti siano buoni ci sono tutti, perché innanzitutto è stata venduta bene, il che significa che chi subentra ha volontà di valorizzare, di investire. Si tratta di vedere se veramente si vogliono fare tali e tanti investimenti da fare dell'Italia e della Toscana, per questo importantissimo
gruppo internazionale che è Hitachi, un vero e proprio colosso multinazionale, uno dei punti forti della competitività nel settore ferroviario. Io mi auguro di sì, vedremo, scopriremo le carte strada facendo. Nel frattempo confermo da parte della Regione Toscana che c'è questa disponibilità ad avere buoni rapporti con le multinazionali, a trovare il modo per aiutare anche gli investimenti, per quel poco che possiamo fare con i fondi comunitari, ma a volte può fare la differenza, ad aiutare sul piano della formazione. E soprattutto vorrei sottolineare come in Toscana c'è un sistema di grandi, medie, piccole imprese che sono legate al settore ferroviario, al punto che noi ci siamo addirittura avventurati a stabilire con delibera che la Regione Toscana, unica nel Paese, è un distretto ferroviario che abbiamo proposto al Governo di prendere in considerazione. Abbiamo anche con RFI un rapporto per quanto riguarda il laboratorio di prove per la sicurezza ferroviaria, che è qui a Firenze e a cui partecipiamo come azionariato. Quindi se si vorrà davvero fare un bel lavoro, garantire sviluppo, soprattutto garantire occupazione, competitività alla Breda di Pistoia, la Regione Toscana è più che disponibile e pronta a fare nei prossimi giorni un incontro. Mi sia permesso di fare un paragone, io mi auguro che il rapporto con Hitachi sia molto simile a quello che siamo riusciti a stabilire con un grande colosso, anche questo multinazionale, che è General Electric. Lo spero, mi pare che ci sono tutte le condizioni. Oltretutto devo dire che questo investimento così importante è anche un segno positivo di come il Governo nazionale dia un messaggio di stabilità, e questo messaggio di stabilità, come vediamo, è un messaggio che attrae investimenti importanti. Ma ovviamente si tratterà di avere notizie più precise, però credo che si possa dire subito che l'acquirente è un acquirente di primo livello, di grande prestigio, e che nelle notizie che abbiamo avuto in queste settimane si propone uno sviluppo importante di Ansaldo Breda e vede nell'acquisizione di Ansaldo Breda la possibilità di estendere di molto i propri mercati. Anche qui, dalle informazioni che abbiamo avuto, c'è un ruolo importante, riconfermato, rafforzato di Pistoia, quindi in questo momento non si può che esprimere soddisfazione rispetto alle notizie che abbiamo. Ovviamente il Presidente, il Sindaco di Pistoia, il Presidente della Regione Rico Rossi e il Sindaco di Pistoia, come dire, vorranno avere nelle prossime settimane notizie e informazioni più precise e ovviamente poi anche incontrare la nuova proprietà di Ansaldo Breda. Cambiamo ancora argomento, parliamo di mobilità, di viabilità, parliamo soprattutto di una strada che è oggetto da tantissimi anni di attenzione e di progettazione, la Statale 67. Ieri c'è stato un importante incontro, un consiglio comunale congiunto dei comuni di Rufina e di Comano insieme ad ANAS, che ha illustrato insomma quelli che sono i prossimi passi. Io sono in collegamento con il sindaco di Comano, Stefano Passiatore. Sindaco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che cosa è emerso nell'incontro di ieri? Beh, che è emerso? È emerso intanto che questo è il momento della responsabilità, nel senso che dobbiamo anche essere autocritici e dire se i ritardi sulla 67, sulla variante alla 67, si sono registrati anche perché le amministrazioni non erano unite nel portare avanti il progetto, non erano unite sulle modalità, non erano unite sulla priorità. Oggi pensiamo sia il momento della responsabilità. Il Comune di Comano fino ad oggi ha tenuto in maniera del tutto legittima una posizione particolare, che è quella di dire: o progettiamo e finanziamo tutto il lotto che va da Pontassieve a Di Comano, oppure niente. Noi diciamo che adesso è il momento della variante di Rufina, che quindi dobbiamo dare priorità laddove la ferita è più sanguinante, è più aperta, che è appunto il nodo dell'abitato di Rufina, ovviamente chiedendo anche alcune garanzie ad ANAS, però adesso è il momento di provare a risolvere il problema dove è più forte.
Ecco, fino a poco tempo fa, insomma, si prevedeva una progettazione unitaria, nel senso le richieste erano per una riprogettazione della strada nella sua interezza, laddove appunto attraversa la Val di Sieve. Il cambio, diciamo così, nelle modalità di pensare la riprogettazione della 67 si è reso necessario per avere lavori più, diciamo così, a stretto giro, nel senso più rapidi? Certo, tenete conto che una stima di ANAS sul progetto totale, parlo di stima perché ancora non abbiamo un progetto esecutivo, è di circa 240 milioni di euro. E che quindi immaginate, in questo momento è un impegno importante che forse difficilmente riusciremo ad ottenere. Allora abbiamo deciso di stralciare l'opera. Il primo tratto sarà il bypass di Rufina, per un importo che ci verrà comunicato, ma senz'altro più finanziabile e cantierabile rispetto all'intero progetto. Poi, e questa è la garanzia che il Comune di Dicomana ha chiesto, la progettazione proseguirà. Quindi non ci dimenticheremo di continuare la progettazione, ma ANAS si è impegnata, nel momento in cui il primo straccio sarà cantierabile, di proseguire nella progettazione. E inoltre si è anche impegnata, e questo mi fa molto piacere, ad adeguare il tracciato esistente. Noi abbiamo alcuni tratti dell'attuale tracciato che sono molto pericolosi. E allora, su questi tratti bisogna intervenire. Cito un esempio che abbiamo chiesto ad ANAS, è quello di realizzare un camminamento pedonale che colleghi la frazione di Piandrati con il capoluogo. Si parla di 350 persone che sono da sempre non collegate pedonalmente con il capoluogo e che alcuni di loro rischiano quotidianamente la pelle passando per una strettoia terribile chiusi fra un muro e la ferrovia. Quindi insomma, anche il tracciato esistente ha bisogno di essere aggiornato. Questo abbiamo chiesto ad ANAS in cambio di poter stralciare il progetto per avere lotti funzionali più snelli e più finanziabili. Ecco, quanto a tempistiche sono state rese note? Ci sono delle novità in tal senso? Dunque, su questo ANAS non si è sbilanciata molto, per la verità. Adesso la firma c'è al presidente di ANAS, Ciucci, la firma della nuova convenzione che appunto prevede gli stralci. Dopodiché ANAS farà le valutazioni su cosa deve essere sottoposta a valutazione di impatto ambientale, cosa no, tempi. Pronto? Abbiamo perso il collegamento, però insomma io ringrazio intanto il sindaco di Dicomana, magari riusciamo a ricollegarci anche in altre edizioni perché stiamo giungendo al termine di questo nostro appuntamento per questa mattina. Non so se non c'è più il sindaco, però insomma abbiamo capito che attualmente non ci sono le tempistiche, però c'è la certezza se non altro di arrivare unitariamente ad una soluzione. Intanto arrivano ulteriori notizie da Alessio Poggioni, che è appunto sul Fatto di Cronaca nel comune di Scarperia San Piero, nella frazione di Spugnole. Secondo le ultime notizie che ci ha in qualche modo comunicato, la persona, appunto il residente all'interno dell'abitazione dove si è sviluppato l'incendio, sarebbe un ex militare. Visto il crollo e l'incendio proprio all'interno della sua abitazione, si sarebbe spaventato e sarebbe entrato all'interno della propria auto con appunto la pistola. I sanitari sono, come ci ha riportato, in questo momento in azione. L'incendio si sta estinguendo, i vigili del fuoco sono pronti comunque a intervenire in questo frangente. La situazione è attualmente in fase di risoluzione. Tutte le immagini ovviamente della concitata mattina le troverete all'interno dei nostri spazi informativi, il TG Iride alle 19:20 e poi ancora in Malacoda, comunque restate sintonizzati con noi. Tra le altre cose c'è stato segnalato anche un altro intervento a Barberino di Mugello, si tratta stavolta dell'incendio di un cassonetto che si troverebbe nella zona di Via Gresti vicino alle scuole, proprio nel comune di Barberino di Mugello. In questo caso insomma l'intervento è stato alquanto semplice. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di imprese microcredito per quelle piccole, medie ma anche microimprese che sono state interessate da eventi di calamità naturale. Fino a un massimo di 25.000 euro a disposizione a tasso zero per in qualche modo ripristinare i danni subiti. Dettagli nel servizio.
Un finanziamento a tasso zero fino ad un massimo di 25.000 euro a favore delle imprese e liberi professionisti che hanno registrato danni a seguito di calamità naturali e quanto ha messo a disposizione la Regione Toscana attraverso un bando che resterà aperto dal 23 febbraio al 27 marzo 2015. Questi tempi entro cui dovranno essere presentate le domande relative a eventi avvenuti entro i 6 mesi antecedenti la presentazione della domanda stessa. 5 milioni messi a disposizione dalla Regione. Beneficiari dell'intervento, le imprese micro, piccole, medie, iscritte al registro delle imprese e titolari di partita IVA con sede legale o attività nei comuni interessati da eventi calamitosi e la cui attività non risulti cessata al momento della presentazione della domanda. Tutti i dettagli sono reperibili nel bando pubblicato dalla Regione Toscana. Sono finanziamenti 5 milioni di euro che noi mettiamo a disposizione delle imprese ma anche dei liberi professionisti che hanno subito danni durante le alluvioni. Fra l'altro anche danni precedenti alle alluvioni, penso a chi ha avuto l'alluvione che gli ha distrutto scorte di magazzini e che quindi come dire, sono spese che aveva avuto anche prima dell'alluvione. Quindi 5 milioni di euro, microcredito fino a 25.000 euro, tasso zero garantito dalla regione con risorse regionali per venire incontro alle imprese che hanno avuto i danni a fronte del fatto che purtroppo non vi sono stati stanziamenti di livello nazionale che rifondessero il danno. È un contributo che noi diamo alle imprese per cercare di far sì che possano superare le difficoltà che hanno avuto. Ovviamente è un contributo soprattutto verso la piccola impresa, che è quella che ha più bisogno di sentire la pubblica amministrazione vicina ai momenti di difficoltà. Io credo che qui si tratti sempre di più di lavorare per evitare i rischi e allo stesso tempo anche pensare a un intervento del pubblico che più che a rifondere possa in qualche modo sostenere le imprese nel dotarsi di assicurazioni contro i danni. Ovviamente fondamentale è far sì attraverso forti investimenti sulla difesa idrogeologica che non vi siano più danni di questo tipo, al tempo stesso credo sia impensabile che vi sia una possibilità di rifondere sempre e comunque, anche perché talvolta i danni non hanno cause derivanti dal pubblico. Quindi da un lato interventi come questi che abbattendo sostanzialmente gli interessi sono vicini alle imprese, dall'altro lato forse pensare anche a strumenti nuovi come quelli di un contributo in conto assicurazione che possa essere a favore delle imprese per evitare domani, quando succedessero danni, di trovarsi scoperte e prive di tutto. Ci vengono segnalate, tra le altre cose, le altre ultime notizie che ci giungono dall'Alto Mugello. In pratica sarebbe franata appunto al confine con l'Emilia-Romagna, nel comune di Casola, tra Casola Valsenio e Palazzuolo sul Senio, il campo sportivo di Casola. Sarebbe franato nel greto del fiume. Ovviamente ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Tra le altre cose, il nostro cronista sull'evento di cronaca Scarperia San Piero ci sta aggiornando in diretta con le ultime notizie. L'uomo, da quanto si apprende, non sarebbe un ex militare, ma aveva comunque regolarmente il porto d'armi. Si tratterebbe di un collezionista d'armi d'epoca. Probabilmente, da quanto è stato riportato in questo momento, sarebbe rimasto ferito e ustionato con l'incendio. Le ultime notizie dicono che si tratterebbe di un uomo che faceva l'edicolante a Firenze. Queste insomma le ultime notizie che ci giungono appunto dal Alessio Poggioni, che si trova ancora nella frazione di Spugnole, nel comune di Scarperia San Piero, dove, lo ricordiamo, insomma, questo incendio si è sviluppato in un'abitazione dove è crollato il tetto. L'uomo residente si sarebbe spaventato, sarebbe uscito, entrato in macchina con una pistola. Da qui lo stop all'intervento dei vigili del fuoco, che comunque erano sul posto, e l'arrivo dei carabinieri, che hanno appunto cercato di far calmare l'uomo facendolo uscire e ovviamente cercando di risolvere la situazione, che pare in questo momento sia in fase appunto e in via di risoluzione.
Non c'è tempo neanche per vedere quello che sono le ultime notizie del TG Traffico sulla nostra rete viaria. Vi dico soltanto che questa sera torna puntualmente, come sempre, alle 21:20 l'appuntamento con Giro Tondo, Andrea Vignolini e i suoi ospiti, per parlare delle ultime da Firenze, le ultime di attualità, ma anche e soprattutto di politica, mentre torna, come sempre, alle 19:00 l'appuntamento con Malacorta. Coda, ospite quest'oggi il sindaco di Calenzano. Noi ci vediamo domani alle 12:30 con Studio CD.